La più cordiale buonasera dal Palakirgur di Ariccia, l'atto finale della Final Four della Coppa Lazio regionale del massimo campionato regionale. In campo stanno per scendere Real Fabbrica e United Pomezia. Tribuna veramente assepata da tanti sostenitori giunti non solo da Pomezia ma anche dalla cittadina di Fabbrica di Roma. Tutto pronto, il confronto affidato ai fischietti Eugenio Cipolla e Andrea Punimeno della sezione di Roma 1. Naturalmente parte il confronto, Real Fabbrica a gestire questo primo pallone, prova l'affondo Bartolucci, e sulla destra Bartolucci, ancora stentella al centro, sale subito la pressione della United Pomezia, prova stentella con il palo, vede, osserva Bartolucci, gli cede il pallone, prova il corridoio verso Martinot, deve avvitarsi, ci riesce per... e c'è il gol del vantaggio di Stentella che va a correggere sul secondo palo. La palla messa a mezzo da Martinozzi, Real Fabbrica 1, United Pomezia 0. De Simoni. Mrak a libertà verso la possibilità col tiro, non trattenuto da Forti. Fermato, riparte Real Fabbrica e adesso è Martinozzi sulla sinistra, prova a mezzo. D'aiuto Carloni, la stoppa un po' alla meglio, riesce però a servire De Cicco, ancora Carloni, il tiro, è arrivato Simoni e il tiro bloccato da Forti, la respinta a destra, si apre un varco per Armenia dalla parte opposta, prova in mezzo Cenicola, ancora tranquilli Racanicchi, semina il panico, poi Cavalli e poi arriva il fallo, la barriera del Real Fabbrica, adesso con Cavalli, prova a distendersi, fiondata, c'è il fischio, Gizzi per Cavalli, le spalle alla porta, cerca l'inserimento, arriva da parte di Gizzi, colpisce Michael, poi va a colpire in due interventi, Armenia, Pestana in mezzo e poi Forti, arriva Racanicchi, Mrak disturba Racanicchi che però riesce a portarsi via il pallone, poi lo dà in mezzo sul secondo palo, ancora Michael Filippini, De Simoni se ne va con De Cicco, De Simoni che la manda all'indietro, Mrak gira sopra la traversa, De Simoni la mette giù, attende l'inserimento di Mrak, gioco di gambe, ancora De Simoni per De Cicco, la possibilità, il tiro, la rete, è Luca De Cicco a mettere il pareggio 1-1, Luca De Cicco, 2-16 al termine, lo United Pomezia pareggia il conto. Si fa vedere Stentella, la palla in mezzo che arriva e poi la possibilità per Martinozzi e allontana Michael Filippini, distanza siderale per Gabriel Pestana, c'è il fischio, la rincorsa di Pestana, il tiro, fa la barba al palo, pericoloso adesso Bartolucci, va via Martinozzi, si accentra pronto per andare a calciare Rozzi, De Simoni, lo scambio con Armenia, adesso cerca De Cicco, Armenia, e arriva Armenia con il palo clamoroso, clamoroso palo, ancora De Simoni, Armenia per De Cicco, Pestana libero, Cenicola riceve, prova la fiondata, il palo ancora, allontana Martinozzi, si gira, c'è Filippini, Cenicola in mezzo, Luca De Cicco, e lo United Pomezia si porta in vantaggio, va a correggere rete, il perfetto prelibato piatto di Emiliano Cenicola, il papero, ed è 2-1 United Pomezia. Pestana all'indietro, Armenia, c'è Forti a fil di palo, riparte un 2-1 subito, adesso Racanicchi con il Real Fabbrica, ci mette una pezza,
Filippini, va via anche Armenia, ancora De Simoni, palla tra i piedi, da solo se ne va contro Forti, è troppo lunga la palla, Martinozzi se ne va da solo, fermato da Mrak con il tacco, la ripartenza della United Pomezia, Martinozzi prova ma c'è Filippini, Martinozzi, il tiro e la galla che finisce in rete, il pareggio del Real Fabbrica, palla che passa sotto le gambe di Filippini ed è 2-2 Real Fabbrica United Pomezia, c'è il fischio, parte Martinozzi e stavolta Filippini non capitola, tiro libero neutralizzato, all'indietro Raganitsky corregge per Martinozzi, poi Pestana prova la fiondata, De Simoni, Cenicola ci ha provato lo stesso, Cenicola, Forti, ancora Martinozzi se ne va, il tiro, Cenicola, Pestana si accentra, prova il tiro, Forti si distende spedendo il pallone fuori, allontana adesso Bartolucci, riparte insieme e poi Filippini davanti a Martinozzi, Cenicola recupera, Raganicchi la palla alla due e mezzo, dovrebbe essere calcio, calcio di rigore, parte Martinozzi dopo il fischio e c'è Filippini che non trattiene, otto centesimi di secondo, Armenia in mezzo, finisce la partita, il Real Fabbrica in finale Final Four decide il gol su calcio di rigore di Martinozzi, 3-2 vince Real Fabbrica.